te una mucca risvela. Ecco perché me ne sono andato da Mediaset. Teo Mammucari è stato nell'occhio del ciclone negli ultimi mesi, dopo aver improvvisamente abbandonato le Iene. In quel periodo erano circolate tante voci e si parlava anche di uno scontro durissimo tra Mammucari e Mediaset. Ora lui stesso ha preso la parola raccontando, durante un'intervista, in che modo sono andate le cose. Teo Mammucari racconta in un'intervista perché ha lasciato Mediaset. Teo Mammucari ha fatto molto parlare di sé nella precedente stagione televisiva di Mediaset. Infatti il conduttore ha lasciato a metà la conduzione delle Iene, non comparendo più nel programma da un giorno all'altro. La decisione destò polemiche e anche tanta curiosità da parte di coloro che si chiedevano cosa fosse successo. Belén Rodríguez rimase al timone del programma da sola e, secondo molte voci ed indiscrezioni che si rincorrevano in quel periodo, Mammucari aveva litigato con i vertici Mediaset raggiungendo poi questa conclusione. Al Libero Quotidiano, alla fine Mammucari ha rotto finalmente il silenzio, rivelando la sua versione dei fatti su quello che è successo. Mammucari ha dichiarato che ha iniziato lasciando le Iene, e tutti gli hanno detto che era matto, infastidendolo molto. In realtà, Mammucari ha smentito tutte le voci secondo cui ci sarebbero stati problemi e scontri con lui. Ha rivelato che, in realtà, ha semplicemente sentito l'esigenza di avere di nuovo il rapporto ed il confronto diretto con il pubblico, che per questi ultimi 20 anni di televisione non ha potuto avere. Perciò ha deciso di lasciare le trasmissioni in cui prima era presente, come le Iene, per dedicarsi a questo aspetto del suo lavoro che aveva trascurato. Teo Mammucari lascia Tusi che Vales, arriva una sostituzione. Sembra proprio che, anche per quanto riguarda Tusi che Vales, Teo Mammucari vada verso l'addio. Lui stesso ha parlato della volontà di abbandonare ogni programma per potersi dedicare al teatro. Durante l'intervista il conduttore ha dichiarato che non si tratta né di un ripiego, né di una scelta forzata di nessun genere. Semplicemente ha sentito l'esigenza di cambiare e non avverte più l'entusiasmo per la televisione che c'era una volta. Perciò vorrebbe lasciare spazio a qualcuno che abbia più entusiasmo di lui. Nel frattempo, si pensa a chi potrebbe sostituirlo per il suo ruolo di giudice a Tusi che Vales. Secondo alcune indiscrezioni, questo ruolo potrebbe essere ricoperto da Luciana Littizzetto. Quest'ultima ha un rapporto di amicizia con Maria De Filippi, e perciò l'ipotesi potrebbe essere concreta. Allo stesso tempo dalla prossima stagione televisiva, la conduttrice non ha più l'impegno di Che Tempo Che Fa, dato che né lei né Fabio Fazio saranno presenti. Questa potrebbe essere un'ipotesi molto concreta, ma al momento bisogna sicuramente attendere per vedere chi prenderà davvero il posto di Teo Mammucari a Tusi che Vales. Voi che cosa ne pensate? Immaginavate che fossero queste le ragioni del conduttore e vi dispiace non vederlo più in televisione? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.